Benvenuti a Competere Professione Giornalista, la nuova rubrica di Competere Journal non solo per gli addetti ai lavori, non solo di deontologia, che risponde ad una domanda: come si svolge la professione giornalistica? Ospite della rubrica il giornalista Giuseppe De Silva, benvenuto. Ben trovata, grazie. Tema di oggi, le fake news, un tema molto dibattuto. Come riconoscere le fake news e come difendersi? Sì, è abbastanza complesso riuscire ad individuare una fake news subito, però ci sono delle tecniche. Allora, la prima cosa è controllare sempre la fonte. Anche sui social, che in particolare sono il massimo del veicolo possibile per le fake news, è importante andare a guardare, diciamo, quel righino che di solito c'è sotto la fotografia, che di solito accompagna la fake news. È importante guardare chi emette la cosiddetta fake news, cioè la fonte dalla quale parte la notizia. E poi, se proprio abbiamo ancora qualche dubbio, dobbiamo andare a controllare altre fonti di informazione per verificare se quella notizia sia presente su altre fonti di informazione. Se abbiamo confrontato 4, 5, 6, 7 fonti di informazione, possiamo tentare di comprendere che la fake news effettivamente esiste oppure no. Ci sono dei facitori di fake news. Per esempio, ce n'è una che sta girando proprio in questo periodo su Sanremo, con un presunto giornalista il quale dice di essere stato obbligato a votare per Mahmood. È una fake news, e questo signore è un facitore di fake news che andrebbe perseguito, secondo me, ok? Le fake news possono essere ricondotte al reato di quell'articolo 656 del codice penale relativo alla pubblicazione di notizie false, esagerate o tendenziose? Ma direi proprio di sì, soltanto che questo articolo è stato depenalizzato, quindi non c'è più il rischio per chi diffonde queste notizie di andare in galera, diciamo così. C'è però la possibilità di rivalersi, perché si tratta di comunque un illecito amministrativo, e quindi si può procedere contro chi emette queste fake news. E quindi ricordare che emettere una fake news è anche un reato, di fatto non lo è più, come si dice oggi in gergo, no, reato penale, ma è una sanzione amministrativa, quindi comunque perseguibile. Va aggiunto a questo che chi diffonde queste notizie potrebbe incorrere in un altro reato, cioè l'abuso della credulità popolare. In questo caso c'è un'altra configurazione di reato, e quindi chi emette queste fake deve sapere che può incorrere in questi due reati. Come è possibile arginare, secondo lei, il fenomeno delle fake news? Beh, diciamo che per adesso non sono stati utilizzati degli strumenti che consentono appunto di arginare. Si sta lavorando, per esempio, all'Ordine dei giornalisti per mettere un bollino di veridicità sulle notizie che vengono emesse e veicolate dai social. Provocatoriamente, noi facciamo anche delle provocazioni, potremmo immaginare la creazione di una task force coordinata da un ministero, la giustizia è il ministero competente per affari giornalistici, diciamo così, quindi si potrebbe ipotizzare una task force che interviene a controllare le emissioni di fake news. Come ogni settimana, la parola della professione. La parola di oggi è serpente di mare. E restiamo in tema. Una volta, prima delle fake news, esisteva il serpente di mare. Che cos'è il serpente di mare? È una notizia fasulla che però ha i crismi della credibilità ed ha un grande clamore. Ci sono una serie di declinazioni che i giornalisti adoperavano per raccontare fatti che non erano verosimili. Abbiamo anche il termine bufala. Nel caso della bufala però la notizia è tendenziosa, quindi ci riagganciamo a quel famoso articolo di cui parlavamo prima. C'è anche il canard. Canard in francese significa anatra, papera, e diciamo per assonanza lo starnazzare della papera diventava un po' lo starnazzare del pettegolezzo, diciamo così. Quindi il canard è una notizia sempre fasulla che però di fatto come elemento non ha la pericolosità sociale, è quasi uno scherzo, e il soggetto oggetto dello scherzo stesso appunto subisce uno scherzo che però non è pericoloso per la società, come lo può essere il serpente di mare, come lo può essere la bufala e come può essere la fake news. Ringrazio Giuseppe De Silva. Grazie per l'ospitalità. Arrivederci alla prossima settimana.